Grazie, pace del Signore a voi tutti, buona giornata. Spero che stamattina state tutti quanti bene. E grazie a Dio per questo nuovo giorno che Lui ci concede, il giorno che vogliamo iniziare leggendo come ormai è di consueto, nella parola di Dio e facendo qualche breve riflessione. Vi invito ad aprire la Bibbia nel libro dei profeti Isaia, capitolo 55, il verso 8. Verso noto dove troviamo scritto: Ed è Dio che parla, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Grazie a Dio mh, ogni mattina uh, ci ritroviamo insieme per meditare la parola del Signore e anche per presentarci poi davanti al Signore e iniziare così nel modo migliore possibile la nostra giornata. Tramite mh, la preghiera affidiamo i nostri programmi, i nostri progetti la nostra vita nelle mani del Signore, chiediamo la sua benedizione su ciò che ci apprestiamo a fare, la sua guida, eh, però è anche vero che delle volte, pur avendo iniziato in tal modo la nostra giornata, eh, cercando proprio la faccia del Signore, eh, avviene, dicevo, che ci capitano delle cose negative, eh, cose che vanno nella direzione opposta in cui eh, che magari noi ci aspettavamo. E eh, sempre così che quasi il Signore non ci ascolti o che il pregare il Signore sia stato qualcosa di inutile. Eh, abbiamo messo ogni cosa nelle mani del Signore, abbiamo chiesto la sua guida e tutto è andato per il verso sbagliato. Ebbene, proprio in queste circostanze è il caso di riportare alla nostra mente il verso che abbiamo letto stamattina, e cioè, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Il quale, mh, verso il quale ci ricorda come eh, i nostri programmi, i nostri progetti, le nostre idee riguardo al presente, al futuro e alle cose che dobbiamo fare, non sempre collimano con il piano del Signore. Ed è proprio per questo che, nonostante magari abbiamo chiesto o che il Signore guidi in una certa direzione, le cose avvengono nella direzione opposta, perché Dio sta ponendo in atto il suo piano. È per questo che, avendo chiesto la guida al Signore, vediamo che tutto va storto, almeno per come noi avevamo congegnato le cose, proprio perché Dio le sta guidando in una direzione diversa. D'altronde noi sempre diciamo di essere uomini, donne di fede, che quindi hanno fiducia nell'Onnipotente, nel Signore a cui hanno affidato la loro vita. Allora non lasciamoci prendere dallo sconforto quando le cose girano per il verso sbagliato. Abbiamo pregato il Signore e continuiamo a farlo. Continuiamo a, a chiedere la Sua guida, il Suo aiuto. Continuiamo a sperare in Lui e accettiamo, cari, anche la Sua volontà, che delle volte, ripeto, non è esattamente coincidente con la nostra. Anche perché quello che il Signore ha in progetto per noi è qualcosa di bello, di glorioso. Perché nel verso oh, susseguente è scritto che, eh, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le vie del Signore sono più alte delle nostre e i suoi pensieri più alti dei nostri pensieri e aggiunge come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germoniale affinché dia seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui io l'ho mandata. Voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace e i monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi e poi continua. E quindi quello che il Signore fa è tutto finalizzato affinché nella nostra vita ci possa essere prosperità. Ora, mh, sia chiaro, la prosperità che Dio ci promette non è una prosperità materiale. Egli ci ha promesso che non ci farà mancare il necessario, questo sì, ma la prosperità di cui parla è la prosperità spirituale poi quella che dura in eterno quella verso la quale noi dovremmo rivolgere le nostre energie non fatevi tesori su questa terra fateveli in cielo e allora se abbiamo realizzato che il tesoro più importante è quello nel cielo se abbiamo realizzato che le vie di dio sono migliori delle nostre vie se veramente eh, ci fidiamo del signore allora anche quando le cose vanno ripeto in una direzione opposta a quella che noi desideriamo abbiamo programmato diciamo signore sia fatta la tua volontà e non è è facile dirlo in certe circostanze, ma la fede ci spinge a dire questo, perché noi camminiamo appunto per fede, non per visione, e siamo capaci di continuare a credere in ciò che Dio oh, ha in progetto per noi, anche quando tutto, ripeto, gira per il, vis, per il verso storto, come Giobbe quando ci viene tolto ciò che magari noi eh, abbiamo. Considerato importante, vogliamo dire: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E Dio sia lodato perché poi alla fine la nostra, la nostra fedeltà viene premiata da parte del Signore. E quando poi il Signore compie, eh, raggiunge eh, l'obiettivo che si è posto e vediamo i risultati del suo piano meraviglioso, non possiamo che ancora una volta andare sulle ginocchia e dire: Signore, quanto sei grande, quanto mi ami, quanto è glorioso il tuo piano, quanto sono profonde, straordinarie, meravigliose le tue vie. Sì, perché poi alla fine il Signore ci sorprende ogni volta, perché egli e potente a fare cose straordinarie coraggio amico o amica che stai attraversando un momento difficile che vedi che le cose sembrano non andare per il verso giusto affidati al Signore e se lo hai fatto continua a fidarti di Lui perché il Signore saprà trarre anche il bene dal male eh, caro fratello, cara sorella forse non è il momento più bello della tua vita ma tu hai creduto nel Signore vuoi e devi continuare a fidarti di Lui e a continuare il cammino nelle sue vie e il Signore saprà come raddrizzare i sentieri storti e operare in un modo che tu neanche puoi immaginare. Sì, il nostro Dio è fedele e a Lui vogliamo continuare a rivolgere la nostra preghiera, accada quel che accada. La pace, la grazia, l'amore e la presenza di Dio siano con noi ancora oggi. Dio ci benedica insieme.